Sì, questo infatti mi ha un po' liberato quando ho visto come sono composti i gruppi e dopo la scelta dell'Austria, diciamo che è un bel cascare in piedi contro squadre straordinarie con cui sarà bellissimo confrontarsi e avremo una pallamano di altissimo livello, parliamo di Croazia, di Spagna, di Slovenia. Abbiamo portato a Bressanone anche a Danimarca, a Germania, quindi penso che sia un'occasione straordinaria per vedere una grande pallamano. Per quanto ci riguarda abbiamo giocato già con la Slovenia di questo gruppo, abbiamo fatto bene e quindi dobbiamo alzare il livello e provare a confrontarci con top team come la Croazia, la Spagna, la Slovenia per essere competitivi e per cercare di coronare il nostro sogno che è di arrivare poi a giocarci anche la chance mondiale. Esatto. È una buonissima giornata perché siamo in un contesto in cui vogliamo essere, cerchiamo di rimanerci e questo è il momento in cui dobbiamo sognare, speriamo di farlo ancora dopo. Esatto, perché diceva bene del passaggio poi ai campionati mondiali, si qualificano esclusa l'Ungheria altre 13 squadre per questi campionati mondiali poi dell'anno successivo, anche questa è una enorme occasione. È grandissima, penso che sia caduta bene su questo gruppo di giocatori, perché è un gruppo di giocatori che ha sempre risposto bene a tutte le sollecitazioni, è un gruppo di ragazzi che vuole fare della pallamano la sua vita, è un gruppo di ragazzi che sta bene insieme, adesso starà a noi come staff di cercare di prepararli nel miglior modo possibile, la federazione sicuramente ci ha promesso e ci investirà su questo gruppo per questa preparazione, speriamo di essere capaci di cogliere questi sforzi e di portarli a coronamento.